Tu non puoi passare. Ah! Aspetta, aspetta. No, che... sono stato rapito malissimo. Cioè, sei venuta a comprare il pane con una banconota da $100. Bravi, figlioli. Questo ho visto che aveva acquistato. Guarda quanta roba. Con quanta farina, non me lo dici. Guarda che non è droga, eh. Voglio essere onesto con te. Dovrei cominciare a clonare i loro bancomat. Mi sembrerebbe la tattica migliore. Non ho messo i prezzi. Non ho messo i prezzi. Mi sono completamente dimenticato. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Signori, benvenuti nel mio nuovo supermercato. Il Lonad. Come dite? No, non c'entra nulla col Conad. Ogni riferimento a supermercati molto più famosi, molto più grandi e molto più remunerativi è puramente casuale. Signori, hanno sì rilasciato questo nuovo simulatore in accesso anticipato ed ero curioso di darci un'occhiata perché in molti nei commenti mi avete chiesto di aprire il supermercato del canale. Una cosa incredibile, la pasta del telone viene fuori una figata assurda. Oggi col 30% di bug in più solo dal telone, ma vabbè, dettagli, vedo che c'è anche un magazzino. Sì, più avanti potremo espandere il negozio, ribadisco, il gioco in accesso anticipato, quindi molte funzionalità allo stato attuale sono mancanti. Come dicevo, per adesso è un piccolo negozietto da, non lo so, a dir tanto 20 metri quadrati se siamo fortunati. Vediamo di seguire il tutorial per capire come funziona un po' il tutto. Allora, partiamo dal nostro computer che mi permette di gestire il nostro negozio. In futuro dovremo acquistare diverse licenze in modo tale da ottenere la possibilità di acquistare sempre più prodotti. Partiremo con 4 prodotti in croce. Da quello che ho capito ce ne sono ben più di 100 all'interno del gioco stesso, ma dovremo non solo level up il negozio, ma anche, come potete immaginare, pagare il costo della suddetta licenza. Qui dovremo pagare le fatture e l'affitto perché il negozio non è di proprietà. Sotto sviluppo possiamo espandere di 4 metri alla volta, 4 metri quadrati in questo caso, il nostro negozio, a patto ovviamente di avere il denaro. In futuro potremo anche assumere fino a 4 cassieri, potremo acquistare il magazzino che è la zona che abbiamo visto qua in parte, e spero appena possibile che potrò veramente chiamare questo posto Lonad. Mi arriveranno le peggio scomuniche denunce e presumo che possiamo anche chiedere un prestito. Ragazzi, abbiamo solo $50, peggio di così. Allora, vedete che abbiamo la sezione prodotti, per adesso solo 6, e la sezione arredamento che ci permette di acquistare scaffali, frigoriferi piccoli, frigoriferi grandi, freezer, punti luce, nuove casse ed eventualmente... credo sia uno scaffale? Sviluppatore! E nemmeno io le leggo queste cose, ma porca la miseria. Ok, facciamo finta di nulla. Allora, per adesso mi posso permettere solamente del pane a fette, della farina, zucchero a velo, pasta e mi sa che l'olio nemmeno, non posso permettermi, siamo già a $39. Ma porca la miseria. E dobbiamo tenere in considerazione che devo pure pagare le spese di spedizione, quindi mi conviene ordinare quanti più prodotti possibile in un'unica volta. Ora, se ritorniamo là fuori, Bartolone, aiò, ci ha già consegnato tutta la merce, ma guarda che bella roba. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' come piazzare la merce. Clicco e piazziamo la nostra pasta asciutta e poi lo scatolone. Salve, ciao piccola stellina. Lo mettiamo nel bidone della spazzatura. Qui invece abbiamo quello che credo sia lo zucchero. Cerchiamo di mettere i prodotti rispettando un certo ordine nei limiti del possibile. Ecco qua, qui invece abbiamo un mega scatolone pieno zeppo di... credo sia farina, quindi direi di metterla per adesso in parte alla pasta, ottimo. Cioè il nostro negozio vende 4 prodotti, la tristezza a palate. E qui invece abbiamo il pane e lo mettiamo sempre nella sezione ad alto contenuto di carboidrati. Sì, questo negozio c'ha proprio una cifra di carboidrati, ma vabbè, dettagli. Ora dobbiamo anche impostare i prezzi. Se io clicco direttamente sull'etichetta, lui mi dice il costo medio e il prezzo di mercato. Quindi, oddio ragazzi, cerchiamo di venderlo al... prezzo di mercato quantomeno, così dovremmo avere un profitto di $2,13, dice gioco. Se lo vendiamo a prezzo di mercato probabilmente nessuno si lamenterà dell'andamento dei nostri prezzi. Dobbiamo cercare di assicurarci di vendere tendenzialmente le merci che ci fanno ricavare più dindini. E qua mettiamo invece 4,83. Wow, lo zucchero ha un profitto veramente altissimo. Ok, non possiamo fare molto altro se non aprire il nostro negozio. Venghino, signore, venghino! Ah, è già arrivata la nonna. Eo, ciao nonna! Vieni qua a spendere tutta la pensione. Ha comprato il pane, ha comprato anche la farina. Quindi che faccio? Aspettate un attimo, Clic, clic. Paga in contanti, ottimo. Ah sì, le devo dare un resto di 42,33. Quindi devo fare così. Oh mio Dio, è tipo super realistico. No, ma mi prendi in giro. Aspetta, altri $2. Perfetto. E confermiamo con la barra spaziatrice. Ok, datemi mezzo secondo perché non mi aspettavo di dover dare manualmente il resto all'interno di un videogioco. Troppo una figata assurda. Oh, i clienti stanno aumentando. Spero che qualcuno paghi anche con il bancomat. Perfetto. Ora devo cliccare qui, mettere 4.8. Aspetta. 4.83. Enter, perfetto, la signora aveva già inserito il codice. Ok, sgnacca 2 prodotti, lui paga in contanti, resto a 0 e quindi confermo così.
Perfetto, come potete vedere la vita del dipendente dell'Onad è molto più complicata del previsto. Ma vieni qua a pagarmi col bancomat solo per del pane, 3.96. Potessi farlo con la tastiera sarei un momento molto ma molto più felice. Ok, datemi mezzo secondo che vedo casomai di ordinare anche dell'olio. Della serie è meglio che nulla, a meno se devo pagare le spese di spedizione. Dobbiamo cercare di diversificare il più possibile la nostra merce. Ok, abbiamo l'olio che possiamo sniaccare qua, ottimo. Aspetta, scusi signore, non la volevo prendere in faccia. Lo mettiamo a 4,50 come consigliato. Un attimo, esco subito da voi signori. Allora, lei mi compra lo zucchero. E voilà, a posto, avanti il prossimo. Potreste comprare anche un po' più di mercanzia, non è che mi lamento più di tanto. Allora, 46 vuol dire 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vai, a posto. Mi domando, tuttavia, cosa potrebbe accadere qualora io dessi il resto sbagliato? Si incocchieranno proprio una cifra, mi lasceranno delle recensioni negative. Ma acquistate più roba, non puoi prendermi 3 dollari di merce col bancomat. Ho capito che ormai sono passate le leggi, eppure io pago anche la roba da un euro col cocchio di bancomat. Ma insomma ci siamo capiti, non ho mai contanti giusti, ragazzi. Non ho tempo di andare in banca e tutte cose. Abbiamo 35 dollari, aspetta mezzo secondo. Dimmi che posso anche acquistare quei cocchio di cereali. 35,88, io 35,50. Non me li posso permettere. Ok, vediamo di dare intanto una ripulita al, direi, supermercato. No, a malapena, come ho detto. È un accocchio di camera da letto con un po' di merce a parete. Ma porco canaglia. E voilà, a posto. 74 dollari, aspetta, che volevo ordinare un po' di mercanzia. E vai, perfetto, mi restano 8 dollari sul conto in banca, dannazione. Ok, intanto ho servito manualmente io un po' di clienti. Aspetta, 1,29 dollari. 28 e 29, a posto. Ok, datemi 10 secondi perché ho paura che mi ciulino la merce. Allora, qui abbiamo altra pasta asciutta. Non ce n'era bisogno. Posso tipo buttare... No, aspetta, posso piazzare anche a terra. Oh, ok, ok, non devo proprio buttare le scatole. Possiamo anche mettere in ordine. La pasta asciutta sta finendo? Ah no, è la farina, scusate, scusate. A posto, ripieno e pieno, non è un problema. Lo so che il cliente sta aspettando, portate pazienza, sono subito da voi. Il resto è giusto. Mi date i soldi giusti, bravo Pier Fabrizio. Sapete che gli uomini dalle mie parti, o sono Franco o sono Pier Fabrizio. Qui sotto possiamo mettere il pane in cassetta. Dobbiamo comprare degli stand decisamente molto ma molto più grandi. E sì, un magazzino di questo passo ci serve. Aha! Finalmente un cliente che ha speso un cicinino di soldi in più. Ok, ottimo signore, benvenuto. Anche lei. Ha tutti la stessa carta di credito? Da queste parti ci deve essere qualche banca grande più grande? Alle. Ci possiamo assentare qualche altro secondo. Dobbiamo servire altri 10 clienti prima di completare il primo obiettivo. Intanto abbiamo comprato i cereali Chocky Peak. Arriva un attimo che devo impostare il prezzo, che sennò poi voi furbacchioni mi fregate proprio una cifra. E a me non dispiacerebbe diventare ricco, anche se di questo passo lo vedo abbastanza difficile. Porca miseria, ho capito che volevo cambiare mestiere, ma insomma ci siamo capiti. Allora, aspetta, 17 centesimi, e voilà, ottimo. Nel frattempo stanno calando le tenebre, quindi dobbiamo accendere la luce all'interno del supermercato. Per fortuna adesso è piccolo, quindi non servono neanche troppi punti luce. Questa la segnachiamo qui. Volevo dare un'occhiata alla città prima che calassero le tenebre, ma non ci possiamo permettere pause. No, davvero, questo gioco lo vorrei fare in VR, dovrebbe essere una figata assurda. Fun fact, ai tempi d'oro feci un gioco in VR che si chiamava Job Simulator, in cui facevo anche il dipendente di un supermercato del futuro, diciamo, e sono accadute cose abbastanza brutte. Ok, un altro signore che ha comprato i cereali. Wow, ok, queste sono cifre molto più serie. Donne, non litigate i prodotti, porca la miseria. Signora, ma lei quante volte mi torna qua? No, 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 non che non apprezzi, 0,29, aspetta. E voilà, ottimo, avanti il prossimo. Oh, oh, bene, bene, bene. Oh, oh, mi sa che abbiamo praticamente finito lo zucchero, quindi lo dobbiamo riordinare. Sono le 7, aspetta, 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 mi allontano giusto 10 secondi perché abbiamo 107 dollari. Allora, peccato che non ti dica in questa schermata quanti prodotti hai di quella tipologia attualmente all'interno del negozio. Allora, ricomprami anche i cereali, l'olio. Senti, prendiamo praticamente... Non dico uno di tutto, ma insomma ci siamo capiti? Alla fine ho preso uno di tutto. Paghiamo sempre 4 dollari di spese di spedizione e sono di nuovo povero come lo schifo. Adesso siete entrati, dai che devo scaricare. Oh mio Dio, ma chi è che ha messo i pacchi in questo modo? Ma siete degli imbecilli. Arrivo, 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 arrivo. Un resto di 96 dollari. Cioè sei venuta a comprare il pane con una banconota da 100 dollari. Signora, lei non è la più furba del circondario, eh?
Ok, questa ignora ha preso solo un po' di pasta, mi pare. E mi sa che purtroppo per me è l'ultima cliente della Jurnad. Se prendo il pacchetto sotto... Oh, ok, credevo di causare... No, signore, aspetti! Devo mettervi l'olio? Aspetti. Guardi, c'è altro olio se ne vuole... Se ancora non faccio complimenti? Ma non dovrebbe essere tipo chiuso il negozio? Un attimo... Che mi stava anche finendo la farina. Scusi l'attesa, signore. È un giorno difficile per tutti. Un resto di 4. E aspetta, 76. Possiamo fare così. A posto. Non vedo l'ora di avere la cassiera. Così posso prendermela decisamente con te. Molta più calma. Ok. Voleva i panzati. La pasta panzati. Avete finito tutta la pasta asciutta? Se mi davate 10 secondi. Eccola qua. La stavo per mettere sugli scaffali. Aspetta, dove l'avevo messa? Purtroppo non ti rimangono le etichette e non hai, diciamo, dei punti di riferimento per capire dove fossero prima i prodotti. Qua mettimi il pane in cassetta. Ok, ho acquistato decisamente troppa roba, ma ho preferito effettivamente prendermi avanti. Che poi, detto tra noi, nessuno mi invita di occupare per adesso. Gioco, buongiorno. Ah, grazie. Anche gli scaffali più bassi, in modo tale da non doverli rifornire ogni 1,8 secondi. Ecco qui, quando avremo più merce invece, tanto i prezzi dovrebbero trasferirsi da una parte all'altra, perfetto, dicevo, quando avremo più merce invece, una maggiore varietà, dovremo evitare di riempire tutto. Qui abbiamo la pasta asciutta, no, aspetta, è la farina, quindi sgnaccala qua sopra, olle. Il pane in cassetta invece lo possiamo mettere sotto l'altro. Gioco! Ho capito che devo azzeccare il pixel giusto, ma mi stai facendo salire ansia? Ok, dopo le 9 di sera, come potete vedere, il tempo non va più avanti. Il resto della pasta asciutta invece qui. Mi sa che forse non posso tipo lanciare dentro il bidone. Il gioco dice no, vergognati. Ti cucchi le peggio multe dal comune, Lonino. E appoggia qui. Qui abbiamo altra farina che possiamo mettere qua sopra. A posto. I nostri scaffali sono belli pieni. Allora, direi che possiamo concludere qui la nostra giornata. Dovremmo aver fatto dei buoni guadagni, prodotti non trovati, uno, ma non importa. E vi ricordo che pian pianino otteniamo anche dei punti negozio che ci permetteranno di levelapparlo. Posto, allora, iniziamo la giornata successiva. Mi dicono che ci sono delle bollette da pagare, quindi dobbiamo ogni giorno adesso andare sotto gestione, fatture. Ah no, da oggi in poi, quindi per adesso non c'è né affitto né fatture di luce e via dicendo, perché più teniamo la luce accesa e ovviamente più consumeremo. Ok, allo stato attuale i nostri scaffali, come dicevo, sono tutti belli riforniti. Quindi intanto prendiamoci avanti, apriamo il negozio e quando avremo raccimolato una buona sommetta, casomai mi rimetto a rifornirli come non ci fosse un domani. Oddio, è altresì vero che potrei comprare dell'olio e dello zucchero giusto per mettere le mani avanti. L'olio si vende anche abbastanza bene. Prendi anche lo zucchero. Amen se buttiamo via i $2 della spedizione. Ancora non ho capito effettivamente come vengano calcolati i costi stessi della spedizione. È un concetto che gioco non ha spiegato. Un attimo, arrivo, porti pazienza. C'han tutti fretta in sto cocchio di posto. Ecco qua, carta di credito 7.92. Oh, ribadisco, per essere in accesso anticipato devo dire che è un gioco fatto abbastanza bene. Aspetta che non mi rubino davvero la merce. Qui invece abbiamo tutto l'olio. Perfetto, scusate, mi è salito il momento oro da prospettore, ma insomma ci siamo capiti. Quanto mi piace, ammetto, fino adesso è semplice. Però devo dire che ha delle ottime premesse. Il resto di $1. Oh, una volta tanto un resto semplice. Ah, posto. Ah, notavo in alto a destra che abbiamo completato il nostro primo obiettivo. E giustamente adesso ci dicono di acquistare una nuova licenza. Buongiorno, piccola. Lo vuoi un po' di zucchero? Ah, ma porca miseria. Mi ha mostrato le zizze solo per ottenere uno sconto. Vabbè. Devo dire che a parte le nonnine o di tanto in tanto abbiamo comunque delle clienti tope. Spero che mano a mano che andremo avanti comincerete davvero ad acquistare più merce, vero? Cosa deve fare il povero telone? Deve denudarsi? Deve mostrare il suo corpo per avere un po' di clienti che lo paghino bene? Signora Luita un po' imbriaca che barcollava, ma insomma ci siamo capiti. È arrivato 007! Allora, ciccio, buongiornissimo. Con quanta farina non me lo dici? Guarda che non è droga, Voglio essere onesto con te, poi non voglio lamentele, Ecco qua, a posto. No, davvero, la parte che mi crea più ansia è veramente la storia del resto. Preferisco vivamente se mi pagate così che al massimo devo inserire le cifre giuste. Farei davvero molto più rapidamente con il tastierino numerico del computer. Ora, cos'altro abbiamo? Qui abbiamo ancora un po' di zucchero che possiamo mettere qua sopra. Aspetta che sono arrivati i clienti. Vorrei tenere il luogo pulito. Più avanti ci sarà anche il fattore dell'igiene e della pulizia. Per adesso è una meccanica che in questo accesso anticipato non è stata ancora introdotta. E aggiungerei anche per fortuna, se vi ricordate Gas Station Simulator in passato, $8, aspetta. Mi ha fatto già tirare uno sfaccello di po'. Gli ho dato uno di più, in più di resto. Vabbè, non importa. Riprendi i soldi. Puoi riprendere i tuoi soldi cliccando il pulsante destro del mouse sui soldi nel registratore di cassa. Ah, ok, vabbè, ci ho sprecato un centesimo,
Ecco qua, lui aveva i soldi giusti. Mi domandavo in verità se fosse possibile sbagliarci. Il gioco mi ha detto sì. Ok, abbiamo la metà della somma necessaria ad acquistare la licenza. E a prodotti siamo messi strabene. Ok, nel frattempo ho servito qualche altro cliente. Hanno fatto anche delle spese abbastanza remunerative per il sottoscritto. Siamo a $142. Signora, mi viene qua solo per la pasta della Panzati. Ok, almeno aveva i soldi giusti. Dovrei cominciare a clonare i loro bancomat. Mi sembrerebbe la tattica migliore. Certo, comincerebbero a sospettare. Uila! Ok, dimmi che abbiamo fatto i big sold. $25 basta. Uffa. $3.38 per la signora. Voilà, ottimo. Ah, la luce di nostro signore mi sta cercando malissimo. Aspetta, mi devo spostare. Abbiamo la cassa che riflette troppa luce. Mi sa che dobbiamo accendere le luci tipo adesso, vediamo un po'. Sì, mi sembra decisamente molto meglio. Signorina, ma che bel fisichino, complimenti. Mi raccomando, mi resti tutta snellina, snellina. Ecco qua, $1.60, ottimo, 183. Veloci, clienti, giungete. Vabbè che non mi conviene acquistare subito la licenza. Ah, ho finito tutta la merce, a quanto pare sì. Dicevo, non mi conviene acquistare subito la licenza da $200, perché poi non avrò i soldi per comprare il resto dei prodotti. Che poi, onestamente, chi entrerebbe mai in un negozio del genere con 6 prodotti in croce? Ti fa salire la poracitudine anche solo a guardarlo. Aspetta che non mi dimentico per errore di mettere il punto. Se no era uno scottino da $1.196. Ho capito che dopo l'inizio della guerra in Ucraina i prezzi sono aumentati esponenzialmente. Brava signora. Ma qui mi pare un po' un eccesso. Allora 0,58. A posto. Sì, abbiamo $219.99. Ehi, oh nonno, buongiorno. Guarda che fighettone lui. Pane e zucchero. Minchia, oh. Direi che non ti pagano più di tanto quella coppia di pensione. Ehi là, le gemelle Kessler sono arrivate, buongiornissimo. Sì, il numero di clienti sta veramente cominciando ad aumentare. Sono arrivate tendenzialmente tutte all'ultimo e con i soldi giusti. Guardi signora, il negozio è chiuso, ma per un bello metto come lei. Ok, ho cambiato idea quando ho visto il fiocchetto, ma insomma ci siamo capiti, compra solo l'olio. Devo dare 15,50. A posto, giornata lavorativa purtroppo per me conclusa. Mi sa che avremo le bollette da pagare. Cioè, le devo pagare adesso, gioco? Vediamo un po'. Per adesso non c'è nulla. Allora, vediamo di concludere la nostra giornata. Olè. Il bilancio è in positivo. Perfetto, mi sembra un'ottima notizia. E siamo al giorno 3. Ah, aspetta, c'è anche l'indicatore dei prezzi a lato. Però è già sparito. Porca... Va che autofighetone che non c'hanno sti tizi. Tu non puoi passare. Ah, mi hanno messo sotto. Signore... Aspetti, venga nel mio negozio. Mi devo fare pubblicità in questo modo. Devo saltare sopra le auto delle genti. Ad ogni modo, ritornando a noi, abbiamo ancora abbastanza roba. Quindi, volgarmente, apriamo il negozio. E casomai dopo mi preoccupo di acquistare la licenza e i relativi nuovi prodotti. Va da sé che in un modo o nell'altro rimarremo prima o poi sforniti di una merce o dell'altra. Le bollette, Lonino, ti sei completamente dimenticato delle bollette. Abbiamo $4 di non so nemmeno io che cocchio e $20 di affitto. Wow, ok, sono tanti soldi. E se abbiamo tutti i clienti tirchi come questo, oh, sì, lo dico a voce alta, di sto passo non pago nulla. E che stracocchio, è ritornato il cugino di 007. Zucchero e cereali, ciccio, per davvero. Ma porca la miseria, ecco fatto. Mai che lasciano un po' di mancia alla cassiera. Se volete mi vesto anche in maniera sexy. Faccio vedere un po' di zizza, io non mi faccio di questi problemi. Sì, devo acquistare un po' di merce. Datemi mezzo secondo, perché sti bastardi mi hanno fatto fuori tutto. Che succede se acquisto uno di tutto? Spendiamo $97. Va bene, lo faccio. Con $4 in più di spese di spedizione. Perché mai una cocchia di gioia? Però sì, questi se sono magnati tutto, signore. Porti pazienza e sono su... Arrivo. 6,83. Il primo cliente che mi fa 6,66. Gli faccio lo sconto satanico, ma vabbè, dettagli. A posto? Ottimo, aspettate che... Levati, barbone, torno là fuori. Qui abbiamo... Oh, zucchero! In friulano si dice il zucchero, ma vabbè, dettagli. A posto. Ok, mi sento più al sicuro quando abbiamo tutti gli scaffali belli riforniti. Perché il nostro successo dipende anche dalla reputazione che abbiamo nei confronti della popolazione locale, il volgo e tutte cose. Willa, si sono fatti fuori tutta la farina. Qualcuno si è lamentato dei prezzi, non vorrei dire una minchiata. Signora, ho capito che normalmente non si vende il prodotto al prezzo consigliato dal produttore. Però, come ho detto, c'è la crisi e non rompa i maroni. È arrivato l'agente Smith. Guardi che Matrix è finito da un po', eh. E non fatemi parlare del Matrix 4 che ho avuto la brutta idea di vedere perché porca la miseria. Era diventata una questione personale. Ehi là là. Ok, grazie signorina. Anche i soldi esatti. Aio! Ciccio, cosa ti è successo alla faccia? Ti hanno malmenato malissimo.
carta di credito e vai. Ho letto una notizia incredibile a proposito delle carte di credito. Sta tizia una ventina di anni fa era all'università e le hanno offerto la carta di credito. La tizia si è messa a fare spese in maniera compulsiva, accumulando circa $40,000 di debito. La sua affermazione è stata: non pensavo che avrei dovuto ridare indietro i soldi. E che pensavi? Che ti regalassero la merce? E ci ha messo tipo 20 anni a raccimolare le 40.000 sterline, che saranno, non lo so, tipo 45-50.000 euro di debito. Ma porca la miseria, ma cosa ti dice il cervello, dico io? $9,66. Ecco qua, a posto anche il signore. Dovrei aver rifornito tutto. Aspetta che intanto hanno comprato altro zucchero. Volevo togliermi dalle scatole ste... scatole, scusate il gioco di parole. E sì, vi confermo che ogni tanto si lamentano qualora il prezzo sia effettivamente troppo alto. Ok, siamo a 279. Dai, gente, non fate gli spilorci di M. Vediamo un po' se posso togliermi da cocchio il resto delle scatole, che non sarebbe male. Qui abbiamo della pasta. Ottimo, perfetto. Dai, entrate nel negozio. C'è quel bel fighettone del telone dentro. Ti mostra anche le caviglie di tanto in tanto. Esco la caviglia, porca la miseria. Signore, va roba che ha comprato. 6 prodotti a record, signore. Lei vince una palpeggiata alla zizza del telone, porca la miseria. A posto, $314. Allora, sono le 5:14 del pomeriggio a sto punto. Ok, soldi giusti. Direi che mi conviene aspettare domani per acquistare la nuova licenza e iniziare ovviamente ad acquistare anche i nuovi prodotti. Aspetta, non li metto. Eh beh, usiamo lo spazio che abbiamo a nostra disposizione. Non so se posso spostare la merce. Aspettate un secondo che accendiamo le luci. Non vorrei che qualcuno si lamentasse che è buio. Poi si scappottano e mi denunziano. E per mia fortuna in questo gioco basta che clicchi sull'oggetto e lui lo passa automaticamente dall'altra parte. Fosse stato Gas Station Simulator invece, dovevi fisicamente muovere l'oggetto sopra il lettore. A parte che dov'è il lettore? È una menzogna, sono io che in realtà faccio i calcoli a mente perché sono molto bravo in matematica. No davvero, sto gioco avrebbero dovuto chiamarlo dipendente del Conad Simule... Quanta roba hai comprato? Signore, ho visto i big acquisti. Bene, 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 bene. Paga in contanti. Ma cocchio avevi i soldi giusti, porca la miseria. Sì, ma vi siete acquistati tutta la mia farina. Però abbiamo $421. L'olio costa troppo per me. E sarai un poveraccio di M, che ti devo dire, ciccio. Viene qua a lamentarsi. Di certo non abbasso i prezzi perché è arrivato Capitan Furbizia. Ma santo cielo, lascia stare con quella giacchetta del discount. Allora, 0,84. Aspetta che non faccio minchiate. Ecco qua. Te lo do anche giusto il resto. Spilorcione di M. La signora ha fatto scorte di cereali, la mia impressione. Porca mia signora. O c'ha un sacco di figli o è molto ma molto single. E voilà. Ok, concludiamo la giornata. $392. Perfetto. I punti negozio sono saliti veramente un sacco. È andata molto ma molto bene come giornata, ma ovviamente dobbiamo pagare le maledettissime bollette, $206 e $20. Allora, divertiamoci ad acquistare quindi la nuova licenza per $200, olè. Quindi ora possiamo comprare un sacco di nuovi prodotti, tra cui l'acqua in bottiglia, il formaggio, il caffè a tostatura forte, il tè nero, il latte e le uova. Tuttavia, alcuni prodotti vanno nel frigorifero. Ma porca la miseria, quanto mi costa un frigorifero? Ma allora dillo che ce l'hai con me. Allora, cerchiamo di essere tattici. Per adesso ordiniamo tutti i prodotti che non vanno in frigo. 4 di essi vanno in frigo. Bella fregatura. Ovvero, posso prendermi il caffè. $55 di caffè. Porcaccia la miseria. Cos'è che ci manca qui? Siamo messi male a pasta e farina. Il resto c'è in grande quantità. Cerchiamo di risparmiare un attimino. Ecco qua. Oddio, non che pasta e farina siano così costose. Senti, evitiamo di prendere i cereali. Prendo l'olio e lo zucchero. A prescindere. E vi sono tutti felici e contenti. Sono $179. Porca la miseria, più spese di spedizione. Mi sono scapotati tutti. Ho ordinato troppa roba. Allora, datemi mezzo secondo che come al solito vediamo di mettere tutto e depositiamo le scatole in eccesso direttamente qua. Quando avremo un dipendente, ovviamente, potremo automatizzare il tutto. Non ho capito perché si lamentano tendenzialmente. Ma guarda che ci sta un'altra fila di prodotti. Dicevo, si lamentano tendenzialmente del costo dell'olio. Oh! Ho scoperto peraltro che come metti gli oggetti, li puoi anche riprendere. Ah, molto ma molto bene, questo è fantastico. Presumo che la scatola debba essere sufficientemente grande, altrimenti non sarà possibile. Allora, ricordiamoci di lasciare qualche scaffale vuoto
per i nuovi prodotti. E casomai dovremmo solo fare attenzione, perché in quel caso probabilmente avremmo messo meno prodotti. Vabbè, la farina ci viene richiesta, quindi sgnaccala lì. A posto. Questo dovrebbe essere il tè. Che confezione serissima, peraltro. Bella, mi piace. Dopo gli inserisco il nuovo prezzo. Ottimo, ottimo, ottimo. C'è stato tutto. Mentre invece da quest'altra parte abbiamo il caffè Narvalo. Ottimo, li possiamo mettere direttamente qua. Stiamo anche mantenendo un certo ordine e criterio nella distribuzione dei nostri prodotti. Ho acquistato troppa pasta? No, qua sopra c'è ancora un po'. Ma dai che ci sta. Gioco, davvero, mi stai facendo salire il complottismo over 9000. E qua sotto invece il resto dello zucchero. Ottimo, come dicevo abbiamo merce in eccesso. Ok, ce l'ho fatta. Dicevo, intanto apriamo il nostro supermercato, che di supera poco, e speriamo di fare i big guadagni. Ah, ma questa non è la porta del bagno, è la porta del magazzino. Ma mi sto pisciando addosso. Devo star qua praticamente dalle 8 del mattino alle 9 di sera. Mi metterò, non lo so, tipo un cestino qua sotto, tiro fuori e faccio in caso di necessità. Ma mi faccio troppi problemi. A parte che per adesso nessuno mi vieta intanto di acquistare i prodotti, ma probabilmente c'è il rischio che vadano male. Meglio non correre rischi. Non ho messo i prezzi! Non ho messo i prezzi! Mi sono completamente dimenticato, aspetta. Porca la miseria. No, no, signora, non faccio la furba. Signora, non faccio la furba. Si levi dai maroni. Dimmi che posso ancora evitare problemi. No, mi sa che ormai la signora è, si cucca la merce a prezzo di costo. Non ne sono completamente sicuro, per stavolta facciamo finta di niente, perché l'errore è stato mio. Sono il peggior dipendente dell'ONAD che si sia mai visto. Dannazione. Avanti, prossimo, forza, fuori dalle balle. Signora, che belli acquistozzi. 40 dollari, le devo ridare 9 dollari e 40. No, troppi, troppi. Aspetta, devo cliccare qui. Ok, ho imparato a riprendermi il resto, che bella cosa. Perfetto, lei solo dello zucchero. Ed ecco qua il suo resto. Signora, arrivederci, ottimo. Abbiamo prodotti da rimettere. Devo fare un plauso a questo gioco, perché c'è una elevata varietà estetica, quantomeno. Che spettacolo. Dei nostri clienti. 15, aspetta, e 36. Ok, sto migliorando a dare il resto. Allora, datemi mezzo secondo. Madonna, sono già le 2 di pomeriggio. Che acquisto a sto punto? Il nuovo frigorifero. Ah, posto. 2 dollari di spedizione. Dov'è il frigorifero? È questo il frigorifero? Ok. Oh, miseria. Signora, un attimo. Ok, questo dovrebbe essere il lato dritto. Lo piazziamo direttamente qua in parte. E voilà! Abbiamo anche il frigorifero. Non ho i prodotti, ma quantomeno, ciao piccola, possiamo mettere la merce all'interno qualora li acquistassimo. Ora che abbiamo sbloccato la licenza, ho visto qualche cliente che è andato fuori lamentandosi dell'assenza del prodotto. Pertanto devono romperti le palle praticamente a prescindere. 03, ok. Vedete, quella voleva il formaggio Comté. Guardi signora, mi sgrattugio un po' di forfora e ci fa il parmigiano. Va bene lo stesso in fin dei conti. Parmigiano. Io non faccio la pasta col parmigiano, faccio il parmigiano con la pasta, ma vabbè, dettagli. Ecco qua, a posto. Che poi mio padre, Telone Senior, ha un'arte incredibile nell'acquisto del parmigiano, dell'olio e via dicendo. Quindi di solito lascio che sia lui il mio spacciatore ufficiale dei suddetti prodotti. Allora, fatemi vedere se posso ordinare anche la nuova merce. Allora, acqua in bottiglia, formaggio... Sì! Mi avanzano 10 dollari, quindi sgnaccami dentro niente, perché c'è già il cliente che sta aspettando, porca la miseria. Arrivo, arrivo, scusi, lavoro da solo, porti pazienza. Con quello che mi pagate la merce non riesco praticamente a permettermi un cosa ho fatto io, questi grossi? Dicevo, un collega che mi dia un aiutino. Signora, ora aspetta, porca la miseria. Allora, abbiamo le uova, va tutto messo in frigorifero, quindi sgnaccale qua sopra. Ma... oh, che ci sono state tutte? Butta la scatola. Perché se mi dimentico di nuovo di impostare il prezzo, mi sparo da solo. A posto. Aspettate che accendo le luci. Stupidi, qua non riesco praticamente a far nulla. 15.27. Ottimo. Voleva il latte. Ce l'ho, signora. Guardi, lo ciuli da lì. E tanti saluti, così almeno la smetti di rompermi le uova. Le palle. Ho visto le uova e ho detto istintivamente le uova. Un attimo, voleva il latte. Che stracocchio. 8.33. Aspetta che ribadisco sta storia dei re. No. Ti do 2 centesimi in più. Consideralo un omaggio, ma non c'ho tempo di starti dietro, tizia. Allora, qui abbiamo il latte che sgnacchiamo invece sullo... Aspetta, quanti ripiani ci sono? 5.
Quindi, vabbè, mettilo qua sotto, perfetto. Dopo riordiniamo tutto. Il latte a 2.40. Poi, Aladra, qua che costano sti prodotti? Un cliente sta attendendo e attenderà. No, no, non ha troppo tempo. È chiaramente in punto di morte, non gli resta molti, molti anni. 15.44. Anni sono stati crudeli, signore. Che ora, un po' di allegria, porca miseria. 8.44. A posto. Mi date altri 10 secondi per recuperare la merce. Ok, qui abbiamo il formaggio da sgrattugiare Compt. Ok, c'è stato tutto. Aspetta, 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 che qualche simpaticone non pensi di comprarmi il formaggio mentre sono fuori. A 3.40. A posto. Sono prodotti che non è che ci danno un margine di profitto poi così tanto elevato. L'olio costa troppo, non lo compri, non rompi i maroni. Ma porca miseriaccia. Poi mi paga lo zucchero con la carta di credito, la cagona. Come stanno il resto degli scaffali? Non bene, non bene. Aspetta che la pasta asciutta è praticamente finita. Sono le 8.51, non mi aspetto molti clienti. E qui abbiamo l'acqua che a sto punto mi sgnacchi qua sotto, zio Billy. Non so più dove mettere ste cocchio di scatole. Aspetta che non mi dimentico di piazzarci il prezzo. 2.66. Tovi, no! Mi hai preso l'acqua, ma porco canaglia. Aspetta che la risgnacco lì sotto. È arrivato Capitan Furbizia. Dimmi che il prezzo si è aggiornato, perché sono mi incocchio ma poco una cifra. Acqua in bottiglia 0.95. Ti piglierei a ceffoni la pensione, porca la miseria. Ecco qua. Ti puoi proprio più fidare nemmeno dei clienti. Il formaggio, spero di avergli aggiornato il prezzo. Mi paghi $3.40 con... non c'ho voglia di incocchiarmi. Aspetta, quant'era? È 60. Vabbè, se sta gente mi fa girare le balle, ti do tutti i resti da un centesimo, ok? Aspetta, allora, 40... Se... No, troppi. Aspetta, 46 e 02. A posto. Sono le 9 di sera, quindi abbiamo esaurito la clientela rompipalle. Allora, latte lo possiamo sgnaccare qui. Perfetto, e questo lo possiamo buttare fuori. Ok, signori, stiamo... procedendo dir bene è un eufemismo se so fatti fuori tutto lo zucchero. E dobbiamo anche ricomprare i cereali. Oh, abbiamo comunque $160 da parte. Devo ancora pagare le bollette, ma me ne preoccuperò casomai in un secondo momento. Dai, che c'era solo una bottiglia di olio. Aspetta, ogni volta sbaglio il tasto. Qui abbiamo la farina, ok. E sono pieno zeppo di pane in cassetta. Oggi ne hanno acquistato veramente poco. Ecco qua, a posto. Allora, vediamo per adesso di concludere questa ulteriore giornata. Vedete, 5 prodotti non trovati, un prodotto che è troppo costoso. Cavolacci loro, non me ne frega niente. Ok, il nuovo obiettivo, come potete notare in alto a destra, ci richiede di acquistare una nuova sezione per il negozio. Quanto mi costa? $350 per avere 4 metri quadrati in più? Cioè, ciccio, non per lamentarmi, le fatture da pagare, a posto. Ho visto che c'è anche la scadenza, quindi non siamo obbligati a pagarle immediatamente. Dicevo, mi conviene più che altro acquistare altri frigoriferi o... beh, il freezer adesso non ci serve. O altri scaffali, però sì, $200 a botta, figlioli. Non c'ho mica le banconote che mi escono dal ci siamo capiti, ma ovvio, dettagli. Allora, ci manca la pasta e... dobbiamo riacquistare anche il caffè, il tè e i cereali. Quantomeno questi. Oddio, acquistiamo anche il resto dei prodotti standard. E che il caffè e il tè costano... praticamente $120 complessivamente. E i cereali, eccoli qua. Mi pare di aver letto all'inizio giornata che c'è $194, non me lo posso permettere. Devo togliere un po' di prodotti assolutamente. La pasta me ne compri solo uno. E sì, $131. Sono di nuovo povero come la M. Anzi, direi che forse mi conviene intanto aprire il negozio. Posso farlo cliccando... no, non con la scatola in mano. Ok, la butto via. Porcaccia, miseriaccia. Apri il negozio, ottimo. E ripiazziamo tutte le merci. Aspetta, questo è il caffè Narvalo! L'etichetta è anche molto realistica. Sembrava effettivamente del caffè standard. Questo non posso, non posso indicarlo qua sotto. Ma perché? Ma dai, che ci sta? Signore, si dovrebbe levare dei maroni. Grazie, dicevo, la mia vita è una stracocchio di menzogna. Continuo a sbagliare il tasto per appoggiare le scatole. Aspettate che è arrivata anche la farina. E basta asciutta. Voglio dire, siamo in Lonad. Porca miseria, siamo molto italiani, pertanto la pasta asciutta ci deve essere, anche se abbiamo una sola tipologia di pasta. Bello, bello, acquisti seri, mi piacciono, ciccio. Sì, ma solo 17,78. No, aspetta, 78. A posto. No, davvero, il cassiere è uno di quei lavori che non vorrei mai fare. Più che altro perché i supermercati sono molto, ma molto rumorosi e la gente
diventa maleducata molto in fretta. Io ho già lavorato a contatto col pubblico in passato, non è stata l'avventura più emozionante della mia vita. Il cliente ha sempre ragione, anzi il cliente è convinto di aver sempre ragione purtroppo, e avanza diritti che in realtà non detiene. E di solito lo fa nella maniera più maleducata possibile. Non faccio di tutta l'erba un fascio, ma diciamo che sì, c'erano anche clienti gentili e tutto il resto rispettosi. Ma non si sa perché la gente non riesce proprio a star calmina, a aspettare il proprio turno, si spazientisce in fretta. Questo non serve a nessuno, l'onino. Signore, a lei il tè piace un sacco zuccherato, questo è poco ma sicuro. Mi piace che vendiamo solamente il tè nero. Gli altri fottesega, a posto. Due clienti con il resto giusto, incredibile ma vero? Aspetta un attimo che mi hanno quasi fatto fuori tutto il caffè. Arriva, un attimo, abbiamo ancora tè? No, l'abbiamo finito tutto. Zio Piglia, a quanto pare va di moda il tè. Ecco qua, 9,94, enter. Oddio, devo dare un'occhiata ai prodotti che sono all'interno del frigorifero. Il formaggio è quasi finito e devo acquistare anche il tè. Vediamo un po'. Sì, mi stanno facendo fuori tutto lo stracocchio di formaggio. Quanto costa il formaggio? $16, arrivo, un attimo, porti pazienza, fammi acquistare anche le uova, un po' di olio. E intanto inoltriamo l'ordine. Non me lo posso permettere! Mi mancano letteralmente pochissimi dollari. E che stracocchio, signora, porti pazienza. È una giornata difficile per tutti. Allora, intanto serviamo... fa che ordine che ha fatto la signora, brava. Quanto? 31,96, non so se è record. Se avesse preso anche prodotti più costosi. Aio! E un attimo, 22, beh, come paga? Carta di credito. Ecco qua, a posto. Mi date 10 secondi di tempo? Ok, ora abbiamo i $188, ma me ne servivano molti ma molti di meno. Merda, perché ho riacquistato l'olio? Avevo già dell'olio qui da qualche parte. Sgnacca intanto lì le scatole. Perfetto. Le uova le hanno acquistate? Sono anche uova bio. Perfetto. Un altro compito completato con successo. Buongiorno principessa. Sembri il Max Payne dei poveri, Ciccio. Non so perché mi ricordi un po' la faccia del Max Payne. Del primo Max Payne del 1990 e non mi ricordo quanto. Da quello che ho capito stanno valutando di fare un remake del primo Max Payne. Non lo so. Cioè io ho adorato Max Payne, soprattutto il 2. Madonna, l'avrò rigiocato un milione di volte ai tempi d'oro. Però penso che al giorno d'oggi non funzionerebbero. Più che altro per come era strutturato il gameplay, eh. È un gameplay di altri tempi. Ecco qua, per quanto il bullet time. Quanto mi sono divertito a fare il cretinotto. Ok, è arrivato il latte, signora. Si levi o la mungo, porca la miseria. Ecco, il resto lo sgnacchi qui. Sto facendo una confusione assurda, queste scatole. Oh, almeno non è come su Pumping Simulator. Hello, hello, hello. Che ogni due secondi devono salutarti e tutte cose. I clienti muti che non rompono le palle mi piacciono veramente un sacco. Al massimo lasciatemi una recensione. E chi si è visto, si è visto. Allora, il tè era praticamente finito. Aspetta, il resto sai cosa? Me lo segnacchi sopra. È inutile lasciare scaffali vuoti. Sono pirla pure io. Purtroppo possiamo mettere una sola tipologia di merce su ogni singolo scaffale. Un attimo, sono subito da lei, signora. Un attimo che tipo super buio. A posto. Solo un po' di farina. 7,42. A posto. Aio, 5 secondi di pace però. Due clienti con il resto giusto. Incredibile ma vero. Abbiamo $180, ma il nostro margine di guadagno è ancora basso. Ok, gli scaffali sono belli pieni, considerando che siamo a fine giornata. Potrei forse arrischiarmi a richiedere un prestito alla banca, ora che ci penso. Grazie, Ciccio. Aspetta, 80... no, ho fatto casino. Prendi questo, dai, questo, a posto. Era un po' che non mi chiedevano delle cifre così particolari. Devo dire che molti più clienti stanno effettivamente utilizzando le bancomat. Una marea di gente. Ottimo, ottimo, ottimo. Bravi, figlioli. Questo ho visto che aveva acquistato. Guarda quanta roba. Abbiamo più di $281. Poi arriva Capitan Tirchieria, che invece ti compra solo la farina a 3,71. Bravo, bravo tizio. Mi sa che abbiamo finito quasi l'acqua. Non vorrei dire una minchiata. Resto di 2,12. A posto. Vediamo un po', qui abbiamo le uova che segnacchiamo qua sopra. Speravo di togliermi tutto dalle balle. A latte siamo messi abbastanza bene. Posso togliermi dalle balle il cartone dell'olio? Finalmente! Non lo sopportavo più, ottimo. Ok, lei dovrebbe essere l'ultimo cliente della giornata, buon uomo. Oh, miseria, ci sono fatti fuori anche tutto il caffè. Ah, ho tirato una smusata sulla parete. Signore, alle 9 chiudiamo. Aspetta che non rompano le balle, manca l'acqua. Arrivo, arrivo. Aspetta che ho visto che il tizio ha preso l'acqua. Dimmi di sì. Non ha preso l'acqua, sei un pezzetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con il resto giusto. Lei vince il pompone, subito, assolutamente.
E tanti saluti, pompone tattico. Ecco qua, 85 e a posto. Wow, praticamente 400 dollari. Niente male. Il formaggio è andato letteralmente a ruba. A quanto pare il parmigiano gli piace veramente un sacco. Chiaramente di origine non italiana, è tutta roba fasulla, che altro che il DOP e tutte cose. E niente, questa merce la teniamo qui. Al massimo posso rifornire un po' di latte qui e qua. Mi serve uno scaffale in cui mettere tutta sta roba in maniera un pochettino più ordinata. Però possiamo concludere tranquillamente il giorno numero 5. Oh, i profitti sono buoni, figlioli, eh. I clienti sono genericamente soddisfatti. Oh, il problema sono i prezzi che vanno avanti e indietro in continuazione. E sì, dobbiamo riacquistare un po' di merce perché vi ha finito quasi tutto, porca la miseria. Tu non puoi passare. Ah, aspetti, aspetti. Ok, sono stato rapito malissimo. Ad ogni modo, gente, direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Ora vedrò come sarà andata questa prima puntata. Siamo ancora agli inizi, gente. Se volete che continuiamo la serie, se ci sono le views e via dicendo, casomai mi faccio un paio di giornatine per conto mio, metto da parte un po' di vile denaro e iniziamo ad espandere il nostro negozio, le merci, chi più ne ha più ne metta. Vediamo se riusciamo addirittura ad assumere una cassiera, così posso rilassarmi decisamente molto di più, o ci dividiamo il compito, adesso vedremo. Nei commenti, gente, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o non vi faccio entrare all'ONAD e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!